Allora, dicevamo che vale la pena guardare un po' più nel dettaglio questi grafici. Allora, ognuno di quei grafici lì è relativo a un valore di x star. Qui avete un esempio di diagramma di Eisler per, vedete, planar heat conduction, quindi caso monodimensionale sull'asse piano, relativamente a x star pari a 0. Potete vedere che sull'asse delle ascisse c'è il tempo dimensionalizzato, il numero di Fourier, sull'asse delle ordinate c'è la temperatura dimensionalizzata, T star, e questa famiglia di curve è parametrizzata rispetto all'inverso del valore di Q, quindi 1 su 3. Adesso vi faccio osservare una prima cosa. La prima curva in basso, in questo primo grafico, ripeto, in x star pari a 0, quindi siamo qui, lì dove c'è la condizione di elasticità, presenta 1 su VO pari a 0. Questo vuol dire che matematicamente il numero di VO tende a infinito, giusto? Ora, guardando l'espressione del numero di VO, essendo una condizione al contorno, quella lì, il fatto che il numero di VO tenda a infinito significa di fatto che H tende a infinito. Quindi se il coefficiente di scambio va a infinito, che cosa significa? Che in questa condizione al contorno, se VO tende a infinito, T star deve tendere a zero. Ok? In altri termini, sto dicendo in maniera molto più semplice che VO tendendo a infinito corrisponde in realtà al caso di condizione al contorno del primo tipo, temperatura imposta è pari a T infinito, e non più al caso di condizione al contorno del terzo tipo. Quindi la condizione al contorno del terzo tipo, al crescere del numero di VO, va verso una condizione al contorno del primo tipo e diventa una condizione al contorno del primo tipo dove la temperatura è imposta pari a T infinito quando il numero di VO tende a infinito. Ok? Ora, se guardate il diagramma x star 0,4, quindi siamo poco prima del centro della lastra, ancora è presente 1 su VO pari a 0, ma se andiamo su x star pari a 1, quindi sul lato destro, ovviamente la curva 1 su VO pari a 0 non c'è più. Direte voi perché ovviamente? Beh, perché 1 su VO pari a 0, abbiamo detto, corrisponde a una condizione al contorno del primo tipo e allora l'andamento della temperatura nel tempo qui non è più un incognito. La temperatura qui è nota ed è pari a T infinito. Capite? Questo significa che la T star, per come l'abbiamo scritta, è pari a 0. Ok? Quindi nel caso 1 su VO pari a 0, la curva T star in funzione di Fourier si troverebbe qui in basso, cioè T star è pari a 0, sempre in funzione del numero di Fourier. Capite? Altra cosa, T star non parte da 0 ma parte da 0,1. Ok? Ricordo, T star pari a 0 corrisponde alla situazione in cui la temperatura del dominio è pari a T infinito. È chiaro che al regime quel problema lì, in assenza di termine di generazione, si porterà a T infinito, cioè immaginate una lastra calda immersa in un fluido più freddo. Aspettate un tempo sufficientemente lungo, matematicamente parliamo di un tempo infinito, chiaramente no, diventa una soluzione tangenziale, ma aspettiamo un tempo sufficientemente lungo e tutta la lastra si porterà al valore della temperatura del fluido in cui essa è immersa, cioè a T infinito. Ok? Quindi questo è il primo aspetto. 1 su VO pari a 0 corrisponde alla condizione al contorno del primo tipo e analogamente avere invece BO pari a 0 significa di fatto annullare lo scambio termico convettivo sul lato
in questo caso sul lato destro, e di fatto significa ridurre la condizione al contorno del terzo tipo sul lato destro ad una condizione di adiabaticità. Ok? Ora, dal momento che il numero di Pio rappresenta un rapporto tra la resistenza interna o conduttiva e la resistenza esterna o convettiva, è chiaro che avere Pio pari a 0 significa avere avere Pio pari a infinito significa avere una resistenza esterna che tende a 0, come abbiamo già detto. Invece portare Pio a 0 significa incrementare la resistenza esterna fino ad annullare il numero di Pio. E va bene, questo sicuramente. Ma dal punto di vista intuitivo possiamo immaginare che se questa lastra immersa in un fluido presenta una resistenza esterna elevata, secondo voi ci mette più o meno tempo a raggiungere la condizione di regime stazionario? Ci mette più tempo, evidentemente. Ma non solo ci mette più tempo, ma anche la storia del transitorio sarà differente. Ok? La storia del transitorio sarà differente perché in funzione del rapporto tra la resistenza interna e la resistenza esterna potrò apprezzare una distribuzione di temperatura in funzione del tempo differente all'interno della lastra. Vediamo, cerchiamo di capire un po' nel dettaglio che cosa sto cercando di dirvi. Allora, prendiamo ad esempio un caso in cui il numero di Pio è pari a 10 e quindi 1 su Pio è pari a 0,1, quindi parliamo di Pio, diciamo così, elevato. Ok? Prendiamo invece il caso in cui il numero di Pio, per esempio, è pari a 1 e quindi 1 su Pio è pari a 1. Ok? Allora, se guardiamo queste due curve, quindi questa qui e questa qui, e andiamo a vedere che cosa succede dopo un certo tempo, immaginiamo per semplicità tempo dimensionalizzato pari ad 1, quindi Fourier pari ad 1, quindi aspetto questo tempo dimensionalizzato e vado a vedere che nel primo caso Pio pari a 10, in X star pari a 0, avrò una temperatura dimensionalizzata T star pari circa 0,14, insomma qualitativamente, ok? Quindi è una temperatura bassa, adimensionalizzata, quindi stiamo parlando di una temperatura più vicina alla T infinito, mentre nel caso di Pio pari a 1 abbiamo qualcosa che è compreso tra 0,75 e 0. Scusatemi, tra 0,6 tra 0,5 e 0,6, ecco bene? Tra 0,5 e 0,6, ok. Tra 0,5 e 0,6. Ma non è tanto questo quello che ci importa osservare. Ci importa osservare che se poi ci spostiamo a 0,4, sempre nello stesso istante di tempo, quindi Fourier pari a 1, il caso di Pio pari a 10, vedete la temperatura in X star 0,4, quindi vicino al centro della lastra, è circa 0,14. Prima ci trovavamo, se guardate le due curve, tenete d'occhio quella 0,10. Vedete la differenza? La riuscite ad apprezzare visivamente? Quindi c'è una differenza, diciamo così, di una certa entità. Guardiamo invece che cosa succede alla curva Pio pari ad 1. Vediamo in successione due grafici. Quindi in X star pari a 0, tenete d'occhio la curva, c'è una differenza maggiore o minore rispetto a prima. Passiamo da un valore compreso tra 0,5 e 0,6, 0,55, a 0,50, 0,51, mentre nel caso di Pio pari a 10, passiamo da 0,17 a 0,14, forse,
Andando ancora avanti, sulla superficie esterna, nel caso BO pari a 10, in realtà possiamo dire di aver raggiunto, dopo un tempo dimensionalizzato pari ad 1, di aver raggiunto la T infinito, perché T star è andata a 0 di fatto. Ma se andiamo a vedere BO pari a 1, la nostra T star è ancora circa a 0,35. Quindi, ricapitoliamo. BO pari a 10, dopo un tempo dimensionalizzato pari ad 1, al centro in x star pari a 0 circa, abbiamo detto, 0,17, a 0,4 passiamo a poco meno di 0,10, sul bordo esterno siamo a t infinito. Quindi c'è una bella differenza tra il cuore o meno al centro, tanta differenza tra 0,4 e la superficie esterna. BO pari ad 1, in x star pari a 0 siamo a 0,55, 0,50 in 0,4 e circa 0,35 sulla superficie esterna. C'è ancora una bella differenza, ma è molto più piccola. E se vi divertite a guardare questi grafici per numeri di BO che sono via via più piccoli e quindi l'inverso del numero di BO cresce, noterete che questa differenza tra il cuore della lastra, per cuore intendo x star pari a 0 e la superficie esterna, diventa per ogni istante di tempo sempre più piccola. Sto cercando di dirvi che per valori differenti del numero di BO posso osservare che quando BO cresce ho una grande disuniformità termica istante per istante all'interno della lastra, disuniformità termica spaziale. Quando BO diminuisce, istante per istante, questa disuniformità termica spaziale diminuisce. Quindi c'è una differenza di temperatura tra superficie, tra destra e sinistra per intenderci, che diventa via via più piccola. Questa cosa qui ci suggerisce che in effetti il numero di BO può rappresentare, e di fatto rappresenta, un criterio per stabilire se posso studiare il problema con un approccio semplificato, utilizzando quindi l'approccio delle capacità concentrate, oppure devo risolvere l'equazione generale della conduzione. Capite? Quindi il raggruppamento dimensionale che ci dà questa informazione è il numero di BO. In effetti il criterio, come già sapete tra l'altro, è sul numero di BO e probabilmente ricorderete che quando il numero di BO è minore o uguale di 0,10, allora posso ritenere che il campo di temperatura è funzione solo del tempo e non più del tempo e dello spazio, mentre quando il numero di BO è maggiore di 0,10, allora il campo di temperatura è funzione del tempo e dello spazio e sono, tra virgolette, costretto a risolvere l'equazione differenziale di partenza. Questa cosa qui si può facilmente osservare andando a guardare queste soluzioni grafiche poste in una forma differente. Questa forma differente di cui parlo è questa T star in funzione dell'inverso del numero di BO e le curve sono parametrizzate rispetto ad X star. Quindi sono le stesse curve, ma mentre quelle sono parametrizzate rispetto a 1 su BO e fornite per vari valori di x star, queste qui sono parametrizzate rispetto all'x star. Quindi le curve che si ottengono sono qualitativamente una cosa di questo tipo. Tendono ovviamente alla soluzione attesa.
tendenzialmente, e si può dimostrare che, ovviamente, questa rappresentazione è qualitativa, serve solo a capire meglio, che in questo caso specifico, quando 1 su BO è maggiore o uguale di 10 e quindi BO è minore o uguale di 0,1, tutte le curve per differenti valori di x star si trovano in una zona dove la differenza di temperatura, diciamo t star valutata in 1 theta star meno t star valutata in 0 theta star, questa differenza di temperatura qui è minore o uguale di 0,05, cioè del 5%. Ok? E si ritiene quindi che questo errore del 5% massimo sia ingegneristicamente accettabile, e quindi all'atto pratico si può dire che se BO è minore di 0,10, minore o uguale di 0,10, il campo di temperatura in questa zona qui è funzione solo del tempo, commettendo un errore non più grande del 5%. Dal punto di vista matematico deve essere chiaro che la condizione in cui il campo di temperatura è funzione solo del tempo è a rigore vera solo quando BO è uguale a 0 o tendente a 0, sostanzialmente. Bene, solo in quel caso, cioè quando BO tende a 0, l'errore commesso matematicamente tende a 0. Ma scegliere questo criterio di applicabilità e quindi accettare un errore, diciamo, non più grande del 5%, è, secondo voi, giusto o sbagliato? Perché non accettare un errore dell'1%? Un errore ancora più piccolo, 0,5%, 0,1%, cioè minore l'errore, migliore sarà la mia soluzione, giusto? Contro, più stringente il criterio, maggiori saranno i casi in cui mi trovo a risolvere l'equazione differenziale, non posso trovare una soluzione approssimata. È chiaro che però, se la soluzione approssimata deve essere utilizzata in ambito ingegneristico, devo chiedermi se l'errore che commetto è ingegneristicamente accettabile, secondo un criterio. Sicuramente non accetto il 5% perché dico, beh, mi piace il 5, accetto il 5. No, ci deve essere un criterio. Secondo voi quale può essere un criterio ingegneristico per poter dire che un errore del 5% è accettabile? Quando le quantità scambiate sono, le quantità di energia scambiate sono molto elevate? No, non proprio, io sto dicendo un'altra cosa. Cioè, immaginiamo di trovarci caso BO pari proprio a 0,1, quindi sto commettendo, diciamo, un errore del 5%. Questo errore lo ritengo, come dire, ingegneristicamente accettabile ai fini dell'applicabilità del metodo delle capacità concentrate, quindi il metodo semplificato. Perché 5% e non 1%? Cioè, chi detta, secondo voi, questo criterio? Indipendentemente dalla condizione di scambio termico elevato, contenuto, eccetera, ci deve essere un criterio. Secondo voi quale può essere? Allora, immaginate nella vostra esperienza lavorativa di dover utilizzare questo modello, giusto? Avete bisogno dei dati d'ingresso. Quali sono i dati d'ingresso? Le dimensioni del problema, la T infinito, il coefficiente di scambio, la rho, la C e così via. Questi dati del problema, ora state studiando, state seguendo i corsi, li prendete dal libro, ma quando poi vi troverete nella realtà lavorativa, chi ve li dà? Chi ve li dà? Direte voi, se ci riesco li misuro, giusto?
se ci riesco li misuro. Allora questi dati d'ingresso hanno un'incertezza associata. Allora, se guardate questa cosa da questo punto di vista, vi renderete conto che utilizzare un dato d'ingresso affetto da una grande certezza significa avere un risultato affetto da una grande certezza. È giusto? Allora questo cambia tutto. Se 5% è un criterio ritenuto accettabile, vuol dire che ci sarà un dato d'ingresso che fa peggio. E spingermi oltre non mi dà nessun giovamento, perché tanto ci sarà un dato d'ingresso che annulla tutti i miei sforzi, capite? Chi sarà l'indiziato? Proviamo a ragionare. La dimensione? La temperatura, misura di T infinito? Potrebbe essere? Sì o no? No. L'indiziato chi sarà? Provate a ragionare. Un parametro che sicuramente andrete a prendere sui libri nella risoluzione l'H, sicuro, coefficiente di scambio termico lo andrete a prendere sui libri. Questo coefficiente di scambio termico è affetto da una grande incertezza dell'ordine del 15%, pensate. Quindi lui è il responsabile del risultato, diciamo così, che tanto se mi spingo oltre con quel criterio non risolvo nulla, perché tanto c'è H che ci pensa ad azzerare tutto, capite? Questo è il criterio. Ma c'è anche un'altra cosa. Ricordate che qualsiasi modello matematico che io utilizzo per descrivere la realtà fisica, quindi qualsiasi set di equazioni con relative condizioni al contorno, è scritto sulla base di ipotesi iniziali, ipotesi di base, ipotesi semplificative, chiamiamole come vuoi. Ora, queste ipotesi ovviamente introducono un errore tanto più grande quanto più esse sono lontane dalla realtà. Quindi io cerco, come al solito, di trovare il giusto compromesso tra la semplificazione che ottengo imponendo, utilizzando quell'ipotesi semplificativa, e cercare di rimanere quanto più possibile aderente alla realtà. Ancora una volta H è responsabile di un errore dovuto al fatto che ritenere H uniforme e costante è l'ipotesi più critica nella scrittura di queste equazioni, perché è il parametro che, a differenza degli altri, per esempio a T infinito, che possiamo ragionevolmente ritenere uniforme e costante nell'ambiente circostante, H no. H no, quindi è una semplificazione, diciamo così, più spinta quella sua. Quindi alla fine questo criterio 5% è legato a un altro parametro, ad H, che è affetto da grande incertezza e che praticamente, come dire, utilizzare un H uniforme e costante significa utilizzare un'ipotesi semplificativa che è tra le più stringenti tra quelle utilizzate nella formulazione del problema. Ok? Ora, capito questo, quando quindi abbiamo un numero di BO maggiore di 0,1, possiamo utilizzare per alcuni casi semplici, abbiamo già detto quali sono, soluzioni di questo tipo, cioè soluzioni analitiche o numeriche, perché no, comunque soluzioni presentate in forma grafica. Oltre all'andamento della temperatura in funzione del numero di Fourier per le varie sezioni, ovviamente l'utilizzo di questi grafici credo sia abbastanza intuitivo, no? Poi comunque oggi non credo faremo in tempo, a questo punto magari domani faremo un paio di esercizi per, come dire, fissare bene in mente questi concetti anche utilizzando questi grafici. Oltre al grafico relativo all'andamento della temperatura in funzione del numero di Fourier, c'è un grafico in cui sull'asse degli ascisse c'è il rapporto tra la potenza massima scambiata, che ovviamente è data e legata alla differenza di temperatura massima disponibile, che è T iniziale meno T infinito, e la potenza che è stata scambiata in un certo istante di tempo, che evidentemente è legata alla differenza di temperatura tra
la T in quell'istante di tempo, la temperatura, e la T infinito. Cioè, immaginate il caso di un corpo caldo immerso in un fluido freddo, la potenza massima che questo può scambiare è evidentemente legata, secondo le leggi MC delta T, a T iniziale, che è la più elevata temperatura, meno T infinito, che è la più bassa temperatura che ho a disposizione. A mano che il corpo si raffredda, la potenza che ha scambiato e quella che ancora può scambiare è legata alla differenza di temperatura del corpo in quel momento rispetto alla T infinito. Okay? Quando si sarà avvicinata alla T infinito, la potenza che può ancora scambiare è poca cosa. Questi grafici rappresentano appunto questo rapporto tra la Q massima e la Q istantanea, come vi ho appena detto, in funzione di BO al quadrato per Fourier, e le curve sono parametrizzate rispetto al numero di BO. Va bene? Ci torneremo. Adesso però abbiamo trovato la risposta che cercavamo. Quando è che posso utilizzare il metodo delle capacità concentrate? La risposta è stata il numero di BO, abbiamo individuato un criterio e adesso ci chiediamo perché il numero di BO dal punto di vista fisico ci permette di dire che quando lui è piccolo il campo di temperatura è funzione solo del tempo e non più del tempo e dello spazio. Posso giungere a questo risultato anche guardando il numero di BO dal punto di vista della sua interpretazione fisica, oppure riesco a giungere a questo risultato solamente guardando i diagrammi di Eisler? Allora, ovviamente la risposta è che posso giungere a questa considerazione anche ragionando sulla interpretazione fisica del numero di BO. Vi ricordo essere il rapporto tra la resistenza interna e la resistenza esterna, quindi con un esempio possiamo capire che cosa cambia quando il rapporto tra queste due resistenze cambia. Allora, se immaginiamo di avere un'isola in mezzo al mare, quindi questo è il mare, va bene, questo mare, e quest'isola è una meta turistica, quindi vari turisti si recheranno su quest'isola. Ovviamente, dovendo soggiornare su quest'isola per un certo periodo, avranno, che ne so, l'albergo, quello che è, prenotato, e andranno lì. Immaginiamo che, diciamo, questi turisti si distribuiranno poi a un certo punto uniformemente sull'isola. Una volta che saranno arrivati, avranno trovato la loro collocazione. Ora, come arrivano su quest'isola? Col traghetto. Quindi ci saranno varie navi, vari traghetti, che io disegno in maniera, sembra un missile comunque. Allora, ci saranno vari traghetti che portano questi turisti e li scaricano sull'isola. Dopodiché loro prendono e se ne vanno verso l'albergo, quello che è. Questa cosa avviene in varie zone sull'isola, quindi potremmo dire che uniformemente avviene su tutte le coste dell'isola. Adesso, la resistenza esterna può essere paragonata all'efficienza del trasporto via mare, quindi la velocità con la quale le navi riescono a portare turisti, o meglio, quanti turisti al giorno riescono a portare, per esempio, più efficiente il sistema, più turisti al giorno arriveranno, e quanto velocemente li riescono a far scendere dalla nave sulla terraferma. Quindi quando diciamo quanti turisti al giorno portano queste navi, si intende che questi turisti si ritrovano poi sulla terraferma. Quella è la resistenza esterna. Più piccola sarà, maggiore sarà l'afflusso per unità di tempo di turisti su quest'isola. Questi turisti a questo punto si troveranno tutti insieme e sono scesi dalla nave. Ognuno deve andare verso la propria destinazione e magari prenderanno il taxi, il pullman, non lo so, quello, un trasporto via terra. Ora, il sistema di trasporto via terra può essere associato alla resistenza interna. Più efficiente sarà, più velocemente questi turisti saranno smistati verso le loro destinazioni finali. Capite? E allora che succede? Se la resistenza interna è molto bassa, questi turisti appena arrivano, immediatamente vengono smistati verso la loro destinazione finale e si distribuiscono uniformemente sull'isola. Giusto? Ovviamente
Il contrario avviene quando la resistenza interna è elevata. Questi arrivano e poi devono aspettare 4 ore l'autobus, che non arriva mai, e rimangono concentrati nella zona dove sono sbarcati. Allora, questo vi fa capire che in un corpo dove la resistenza interna, quindi quella conduttiva, i trasporti via terra sono molto molto efficienti, quindi il trasporto di energia termica all'interno del corpo, che abbiamo visto, il trasporto di energia termica per effetti conduttivi è legato alle onde del reticolo cristallino e al movimento degli elettroni liberi, vi ricordate? Se è molto efficiente questo meccanismo, subito si uniformano, questi turisti occupano uniformemente l'isola. E il campo di temperatura, quindi molto velocemente, tende ad uniformarsi all'interno del corpo, capite? In maniera analoga. Questo ci fa capire quindi che ogni volta che la resistenza interna è molto piccola rispetto a quella esterna, il corpo uniforma la propria temperatura in maniera molto veloce, e quindi il campo di temperatura diventa funzione solo del tempo e non più dello spazio. Ok? Chiaramente, nella condizione in cui ciò è vero, avere un'isola fatta così, o un'isola fatta, diciamo così, a banana, o fatta in un'altra forma, non cambia nulla, perché tanto i turisti, quando arriveranno sulle coste di quest'isola, velocemente andranno verso le loro destinazioni e la loro presenza sarà uniforme sull'isola. Questo significa che quando utilizzo il metodo delle capacità concentrate, la forma del corpo non ha più importanza, che è un'informazione molto importante, mentre la forma geometrica del corpo ha un'enorme importanza quando ricado nel caso in cui Dio è maggiore di 0,10, non solo perché da essa dipende la distribuzione di temperatura, ma anche perché dal punto di vista pratico, quindi parlando in maniera molto, come dire, diretta, se il corpo ha una forma complicata, io sono costretto a risolvere un'equazione in x, y e z, oltre che nel tempo, capite? Il che significa che la forma del corpo che sto studiando introduce un'altra difficoltà, cioè quella di complicare il problema matematico di partenza che io devo risolvere, che magari non è più monodimensionale ma diventa bidimensionale o tridimensionale addirittura. Ok? Ora, capito questo, quando ci troviamo nel caso di BO minore di 0,10, come affrontiamo il problema e come troviamo l'andamento di temperatura nel tempo? Allora, nel caso di Dio minore uguale di 0,10, il campo di temperatura è funzione solo del tempo. Immaginiamo di prendere un corpo caldo di forma qualsiasi a questo punto, perché tanto non ha importanza, e immergerlo in un fluido più freddo. Bene? Quindi l'infinito ancora H segnato e iniziale maggiore di infinito. Quindi corpo caldo, lo immergo in fluido più freddo, inizia il transitorio, cioè il raffreddamento di questo corpo, fino a raggiungere la condizione finale di T pari a T infinito. Quello che faccio è impostare un bilancio di energia che, in assenza di termini di generazione, in assenza di termini di generazione, può essere scritto come l'energia che per unità di tempo, quindi la potenza in ingresso, entra all'interno del volume di controllo attraverso la superficie di controllo, uguale all'energia per unità di tempo che esce dal volume di controllo attraverso la superficie di controllo, più la variazione di energia rispetto al tempo all'interno del volume di controllo. Derivata totale, chiaramente, perché non derivata parziale, perché l'energia dipende solo dal tempo. Allora, se il corpo si raffredda, è chiaro che ho energia in uscita dal volume di controllo, quindi quello che scriverò, 0 uguale al coefficiente di scambio per l'area della superficie esterna
per t di teta meno t infinito più l'equazione di stato per i solidi rho c v massa rho v per calore specifico per la derivata della temperatura rispetto al tempo. Ok? Ovviamente sto ritenendo che rho c e h siano uniformi, costanti, eccetera, eccetera, le cose sono già dette e ridette, quindi le ho applicate direttamente. Quindi posso scrivere alla fine che dt diviso t di teta meno t infinito uguale a meno h segnato a su rho cv di teta. Osservando ora che dt di teta, questo è ovviamente dt di teta, se scrivo dt di teta o dt di teta meno t infinito è la stessa cosa, perché dt infinito è pari a 0, infinito è costante, ok? Quindi il punto posso scriverlo come dt di teta meno t infinito su teta infinito uguale a meno h a rho cv per teta, e questa è l'equazione che descrive l'andamento della temperatura nel tempo. Questa equazione è facilmente integrabile ricordando le proprietà del logaritmo e ovviamente integrando tra gli estremi di integrazione otterrò alla fine che il logaritmo di teta meno t infinito diviso t iniziale meno t infinito uguale a meno h rho cv per teta, e quindi teta meno t infinito diviso t iniziale meno t infinito uguale a d elevato a meno h a su rho cv per t, e questa è la legge che descrive l'andamento esponenziale della temperatura nel tempo, che va ovviamente dal valore di temperatura iniziale fino esponenzialmente al valore di t infinito. Vi
faccio osservare che questa è di fatto la temperatura dimensionalizzata, quindi questa è T'. E allora, se quella è T', l'argomento dell'esponenziale sarà un tempo dimensionalizzato, sarà I alla meno θ'. E in effetti rho cd su h per a è un tempo che si indica con tau e altro non è che la cosiddetta costante di tempo. Qual è il significato di questa costante di tempo? Guardando questa espressione qui, quando diciamo siamo all'inizio del fenomeno, quindi θ è uguale a 0, giusto? E alla 0 quanto fa? 1. Quindi qui abbiamo 1. Giusto, abbiamo 1 perché t è uguale a t iniziale meno t'infinito diviso t'iniziale meno t'infinito è pari a 1. Quindi quando θ è uguale a 0 il tutto vale. Se aspetto un tempo sufficientemente lungo, quindi questo θ va a infinito, qui c'è un meno, quindi questo è 1 diviso e alla h a su rho cv per θ. Quindi quando θ cresce, questo esponenziale che sta al denominatore aumenta sempre di più e porta il secondo membro a 0. Esponendo tendenzialmente, cioè quindi per θ di tempo infinito è tutto va a 0. 0 significa che si annulla il numeratore qui, quindi la temperatura tende a infinito. Ok. Ora, quando la costante, quando θ vale proprio tau, e quindi θ' vale 1, giusto? Quindi quando θ vale proprio questo valore qua, e quindi il rapporto tra θ e tau, cioè θ' vale 1. Sostanzialmente, quanto vale l'esponenziale? 0,37. Quindi vuol dire che la temperatura del corpo rispetto a T infinito, cioè questa quantità, vale 0,37. Siamo al 37%, se la vogliamo leggere così, che ancora manca per completare il transitorio. Ora, se chiaramente questo valore di tau è piccolo, vuol dire che, per esempio, vale 0,1, butto lì un numero, vuol dire che dopo 0,1 secondi io avrò il T' pari a 0,37 e al regime sarà 0, no? Partita da 1, al regime va 0, quando θ vale tau sarà 0,37. Se invece tau vale 10, io per avere 0,37 devo aspettare 10 secondi e non 0,1 secondi. Quindi il transitorio è 100 volte più lento. Capite? E allora questa costante di tempo cos'è? La costante di tempo ci dà un'informazione su quanto veloce è il transitorio. Ok? È una grandezza molto importante, per esempio nell'ambito delle misure. Se immaginate le termocoppie, vi ricordate le termocoppie quando avete fatto misure? Allora il giunto della termocoppia è, possiamo schematizzarlo come una sfera molto piccola di materiale metallico molto conduttivo, ok? Quindi L è molto piccolo, K è molto grande, Bo come sarà? H per L su K, H vabbè, lasciamo perdere, diciamo che H è dato dal particolare fluido e particolari condizioni di misura,
però L è piccolissimo e K è molto grande, ma L è piccolo quanto? Stiamo parlando di, non so, ordine di grandezza 10 alla meno 3 mm, no? K è grande quanto la conducibilità termica? 10 al quadrato, se fosse rame proprio puro sarebbe molto elevato, diciamo 10 alla 2. Quindi abbiamo L 10 alla meno 3 diviso 10 alla 2 sotto, quindi siamo a 10 alla meno 5. Ammesso che H fosse molto molto piccolo, comunque io ho un BO estremamente più piccolo di 0,10. Quindi questo modello qua è applicabile con un errore, diciamo così, sicuramente non imputabile alla semplificazione, ma assolutamente imputabile solo a H. Ok? Ok. A questo punto mi chiedo, quanto veloce risponde questo sensore? E me lo dice la costante di tempo. Capite? Quindi la termocoppia è molto veloce perché ha una costante di tempo molto piccola, perché ha un volume molto piccolo, essenzialmente, è un rapporto V su A favorevole. Ok? Quindi è un oggetto piccolo di materiale molto conduttivo e quindi risponde molto velocemente al transitorio termico. Chiaro? Ok. Allora, i due approcci li abbiamo visti, ne manca un terzo, lo vedremo non nelle prossime lezioni più avanti, che è quello numerico, ovviamente, quando tutto diventa complesso, troppo complesso per procedere con quell'approccio lì o questo approccio qui, utilizzeremo metodi numerici. A questo punto la lezione di oggi è terminata, faremo domani un paio di esercizi per testare le idee e poi inseriamo il nuovo argomento. Va bene? Se non ci sono domande, ci vediamo domani.